Abbiamo con noi un personaggio ben noto a Chiedi Ferrara, non solo, il maestro Tony Labriola. Tony, benvenuto intanto, grazie per essere con noi. Nicola, ti trovo dappertutto, buon piacere, ciao a tutti e tutti ci possono. Noi siamo venuti qua a curiosare e a vedere anche i ferraresi che sono presenti qui in zona, ferraresi o ferraresi acquisiti, insomma. Certo, ci sono anche bravi, io ovviamente abito a Ferrara, non sono di Ferrara, e rappresento in questo caso Ferrara con il nostro trio Le Dolce Vita, che sta avendo un successo strepitoso, e infatti con noi abbiamo una delle tre, le altre due stanno in giro, e ti prego di farmi qualche domanda per il nostro gruppo. Certo, prima di chiederle però qualcosa, giusto un avvitato, se qui immagino per promuovere loro, ma hai sempre tante attività in giro. Sì, stiamo in questo momento, sto facendo una commedia con Serena Grande, siamo in partenza, oltre da Martina, siamo in partenza per un tour, partiremo il 17 di questo mese, toccheremo la Romania per un video e poi c'è una grossa sorpresa che un gruppo internazionale molto importante duetterà, o meglio, come si dice che saranno in sette? Settetterà, ecco, un qualcosa con Le Dolce Vita, e ti spiegherà molto meglio con Martina. E allora conosciamo Martina, una splendida creatura, tra l'altro, oltre che una bellissima voce. Ciao Martina, intanto, allora, intanto spiegaci che cos'è questo progetto delle Dolce Vita. Ciao Nicola, ciao a tutti. Le Dolce Vita è un trio musicale pop lirico. Noi ci poniamo, diciamo, come obiettivo quello di portare la musica italiana in giro possibile per il mondo. E siamo un trio che vuole esaltare l'eleganza femminile e quindi, insomma, cerchiamo un po' di portare in giro queste nostre caratteristiche delle donne. Senti, allora abbiamo sentito da Tony che sarete in tournée nei prossimi giorni, qui a Sanremo però intanto un'esibizione importante, proprio quella che si chiama Casa Sanremo, anche perché dovete sapere che oltre all'Ariston ci sono tante altre iniziative in questi giorni nei teatri paralleli. Esatto, questa sera saremo a Casa Sanremo e ci esibiremo e presenteremo tutti i progetti futuri. Dove vi vedremo prossimamente? Noi prossimamente, la settimana prossima, andremo in Romania a registrare il videoclip del nostro ultimo inedito e lì avremo anche diverse date e successivamente andremo poi a Londra e insomma l'America. Allora, noi ringraziamo Martina e ringraziamo Tony Labriola. Grazie, grazie a te Nicola, e speriamo che vada bene per voi. Va bene, no. Una domanda te la devo fare. Dai, sentiamo. Lo sai già, ma sta spalla. Allora, la SPAL quando probabilmente ci vedranno in onda starà anche giocando, forse, chissà. E sicuramente farà bene. Farà bene, incrociamo le dita, domani Atalanta SPAL, vedremo come andrà. Vabbè. Io sono fiducioso. Forza SPAL, comunque, vinca il migliore e arrivederci.